Obiettivo del branco, soprattutto i Clochard, se di origine slava tanto meglio. Un sistema di aggressione ormai collaudato, dopo ogni violenza, minacciosi, chiedevano alle loro vittime: diteci se ci sono altri come voi qui in giro. E puntuale, armati di spranghe, bastoni, a volte incappucciati, iniziava la caccia ai senza fissa dimora. In manette, i sei rumeni dai 16 ai 37 anni di età che hanno aggredito sei senza fissa dimora stranieri, mentre all'interno del parco stavano allestendo alcune tende. Tra gli aggrediti anche una polacca di 54 anni, stuprata dal branco. A dare impulso alle indagini, la collaborazione e il racconto delle vittime. Si è così riusciti, grazie anche all'identikit, di arrestare uno degli aggressori, quindi via via a risalire a tutti i suoi complici. Gli arrestati devono rispondere di lesioni personali, rapina e violenza sessuale in concorso. L'individuazione e la cattura del primo, avevate un identikit? Avevamo sì un identikit. Le vittime avevano fornito una descrizione abbastanza precisa del soggetto. Il primo soggetto è stato quindi bloccato lì, è stato poi ovviamente identificato, portato in caserma, dove ha fornito poi ulteriori indicazioni per l'individuazione degli altri componenti del branco. Per due delle vittime si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa delle fratture e delle contusioni multiple riportate durante l'aggressione. I sei arrestati sarebbero tra l'altro responsabili anche di un altro fatto analogo avvenuto il 25 marzo scorso ai danni di una coppia di stranieri, lui bosniaco, lei moldava, entrambi brutalmente aggredite a scopo di rapina e anche in questo caso la donna avrebbe subito una violenza sessuale. Che ti dica, Sky TG24.